Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo vlog. Oggi vi porterò con me in una giornata prevalentemente dedicata allo studio, sperando che questo video possa motivarvi, visto che so che molti di voi sono in sessione esami. Oggi sono a casa dal lavoro perché in Danimarca è festa e quindi dedicherò tutta la mattina allo studio. Studierò per molte ore senza pause perché devo studiare tantissimo per il mio corso di vela in danese, ho i miei libri in danese sui quali mi devo preparare, ci sono moltissimi vocaboli nuovi e il contenuto, i materiali sono abbastanza difficili e devo studiare queste cose perché ho alcune responsabilità nella prossima lezione del corso di vela, responsabilità di portare la barca fuori dal porto, di riormeggiare, quindi devo conoscere molte cose, devo sapere quali ordini dare al resto dell'equipaggio e per me che non sono madrelingua tutto ciò è molto più difficile, quindi devo studiare molto e poi, come vi ho già raccontato, ci sarà anche un esame su tutte queste cose un po' più avanti. Quindi studierò per il mio corso di vela e mi dedicherò anche ad un progetto che sto svolgendo in relazione al mio lavoro. Si tratta di casi pratici, quindi dovrò concentrarmi per risolvere uno di questi casi. E poi cercherò di avere tempo libero nel pomeriggio per fare un po' di attività per YouTube, dovrò filmare un video e sistemare un po' di cose e poi andrò a vela, quindi potrò mettere in pratica quello che avrò studiato durante la mattina. Farò molto active recall, come sapete lo studio secondo me si deve, e anche secondo molti scienziati, si deve basare sull'active recall e spero che questo video vi motivi. Se i miei contenuti vi piacciono, mettete mi piace, lasciate un commento e condivideteli con i vostri amici. Come sapete ho anche un blog su cui condivido consigli di studio, ho un profilo Instagram, ma se mi seguite da un po' sapete già tutte queste cose. E andiamo avanti con il video! Mi sono svegliata alle 5 e mezza, grazie alla luce del mattino, e con molta calma mi sono preparata un cappuccino e l'ho sorseggiato nella piacevole atmosfera della mia camera, mentre leggevo un capitolo di un libro. Il fatto di iniziare la giornata con tranquillità non è in contrasto con il fatto di essere produttiva, e al contrario mi permette di avere una vita serena. Alle 6 mi sono cambiata e ho iniziato a studiare. La prima attività in programma è stata la spaced repetition dei vocaboli di danese che avevo studiato nei giorni precedenti. Per farlo ho utilizzato l'app Quizlet. Dopo circa mezz'ora ho finito di ripetere i vocaboli e ho iniziato a studiare un nuovo capitolo del mio libro per la patente nautica in danese. Ho creato delle flashcards per imparare i vocaboli nuovi e ho fatto active recall dei concetti più importanti. Ci ho messo circa 2 ore più un'altra mezz'ora per testarmi con le flashcards. Ho finito un grosso blocco di studio di danese, ora faccio una pausa dal danese dedicandomi al mio progetto di studio in relazione al lavoro, quindi a un progetto di diritto. Non farò pause vere e proprie, semplicemente quest'altra attività costituirà una pausa dall'attività precedente e poi tornerò a studiare danese perché ho molte altre cose da studiare. Però mi ricordo abbastanza bene i vocaboli che ho studiato nei giorni scorsi, quelli di cui ho fatto spaced repetition.
e più tardi farò di nuovo active recall dei vocaboli che ho incontrato stamattina, in modo da consolidare le mie conoscenze. Il compito di oggi in relazione a questo progetto è quello di risolvere un caso pratico inerente al mio lavoro e poi di rivedere l'elaborato che ho scritto. È un lavoro che richiede molta concentrazione perché non posso fare errori. Per portare a termine la parte assegnata a questa giornata ci ho messo più o meno 2 ore. Ho poi ripreso a studiare per il mio corso di vela e ho svolto i compiti per la lezione del pomeriggio. Ho dovuto studiare in modo dettagliato le previsioni del tempo per ogni ora di navigazione, incluse direzione e intensità del vento, altezza delle onde, correnti e temperature. Poi ho letto un capitolo sulla pianificazione dell'uscita e dell'ormeggio a vela. Ho fatto active recall e ho applicato i concetti che ho imparato per pianificare l'uscita del pomeriggio, durante la quale tutte le manovre sarebbero state sotto la mia responsabilità, in quanto ero timoniere. Quindi mi sono preparata con moltissima attenzione perché in gioco c'era la sicurezza della barca e dell'equipaggio. In tutto ci ho messo circa 2 ore. Infine ho dedicato mezz'ora alla ripetizione ad alta voce degli ordini che avrei dovuto dare all'equipaggio e all'esposizione del piano di navigazione. Tutto questo ovviamente in danese. Ho finito di studiare tutto, sono parecchio stanca e ho bisogno di muovermi perché sono stata ferma tutta la mattina. Di solito io faccio un po' di attività fisica al mattino, ma stamattina ho deciso di studiare tutto subito in modo da avere la seconda parte della giornata libera. Quindi andrò a fare una corsetta, farò un piccolo workout e poi mi preparerò il pranzo e mangerò. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano, and make me feel outrageous. You keep teasing me, but you're nothing without me. Running fast, never look back. Now we're over, that's a fact. Raising light, see it all bright. You will never ride back to life. Apologize, too soon to say I'm fine. Too soon to say I'm fine. Oh, I don't know what.
Dopo un po' di tempo all'aria aperta e un buon allenamento, ho preparato il pranzo e ho fatto un avocado toast, che mi piace molto. In realtà ho mangiato anche altre cose, perché ovviamente avevo ancora fame, e ho concluso il pasto con skewer, cioè yogurt islandese alla vaniglia e frutta. Mi è appena stato consegnato un pacco e credo di sapere cosa c'è dentro. Sono i due giubbotti di salvataggio che abbiamo preso per il corso di vela. Dopo aver pranzato con il mio fidanzato, ho passato un po' di tempo con lui, ho letto un po' e mi sono messa a fare editing di un video da caricare su YouTube. Anche se fare video per YouTube è impegnativo, è un'attività che mi piace molto perché mi permette di condividere la mia esperienza nella speranza di aiutare altre persone, e poi io prendo l'editing dei video come un modo per esprimere la mia creatività. Visto che per andare a vela servono energie, adesso preparo un buon porridge. Mangiato il porridge e fatta una buona scorta di energie, ho preparato la borsa per andare a vela e sono andata in bici al porto, che dista circa 8 km da casa. C'era parecchio vento quando ho dovuto fare la manovra di uscita dal porto e tutto si fa rigorosamente a vela. Le barche che usiamo non hanno motore. Posso dire che tra teoria e pratica c'è moltissima differenza, come già in parte sapevo, ma le ore di studio e preparazione del mattino mi sono servite molto. La navigazione è stata piacevole, nonostante un paio di riparazioni da fare. Abbiamo anche goduto di un bellissimo tramonto. È stata una bella giornata di vacanza, produttiva e anche molto piacevole. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia motivati a studiare per i vostri esami, ma anche a prendervi del tempo per voi stessi per recuperare, perché la salute fisica e mentale è molto importante ed è essenziale per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, semplicemente per il nostro benessere. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, date uno sguardo al mio blog, escono due video a settimana, uno il giovedì e uno la domenica, su questo canale YouTube. Lasciate un commento, condividete con i vostri amici, tutto ciò supporta molto il mio canale. Io vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica e una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video.